Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, in questo video voglio raccontarvi della mia esperienza e, come avete potuto intuire dal titolo, mi sono messa nei guai. Chiaramente adesso è tutto finito perché quando è successa questa cosa avevo 18 anni. Allora, quei tempi ero molto ingenuo e un tizio di 36 anni mi aveva chiesto l'amicizia. E io gliel'ho data. Primo errore, mai dare amicizia a disconosciuti. Questo tizio qualche tempo dopo mi chiese il numero di telefono e io di nuovo gliel'ho data. Secondo errore, mai dare il numero di telefono a disconosciuti. Ah, più o meno siamo qui. Questo tizio, dopo un po' di tempo, notavo che se io ad esempio, che ne so, non gli rispondevo subito, cioè tipo adesso lui mi manda, che ne so, un messaggio, se io non gli rispondevo adesso, proprio ora, mi insultava, mi diceva che volevo meno di una prostituta e che ero una stronza e altre cattiverie assurde. Sinceramente, non mi pare anche di ricordare. Poi è successo. Che questo tizio mi ricattava, cioè aveva preso le mie foto e ci aveva creato dei profili falsi. E praticamente io dovevo seguire alla lettera quello che diceva lui, quindi se lui, che ne so, mi diceva, che ne so, vatti a buttare dal ponte, ipotesi, non me l'ha mai detto, però mi diceva altre cose che adesso mi sfuggono, io dovevo farlo, perché altrimenti con quel profilo lui poteva dire qualunque cosa, quindi mi aveva in un certo senso in pugno. Io non volevo più sentirlo e avevo seguito il consiglio della mia mamma di non rispondere più alle chiamate che lui poteva fare al telefono, nei messaggi, e di bloccarlo. Però chiaramente lui mi mandava dei messaggi al telefono, dove è impossibile bloccare una persona al telefono. Impossibile. Almeno a quei tempi era impossibile, con i vecchi telefoni di una volta, in cui mi ricattava che dovevo ridargli l'amicizia, perché altrimenti poi mi avrebbe rovinato l'immagine. Io alla fine ho seguito il consiglio dei miei genitori, guarda, non ridarglielo, lui lo fa apposta, ma invece no. Lui aveva cominciato a farmi parlare di me, cioè a farmi in qualche senso fare in modo che io parlassi, che ne so, male, tipo dicessi parolacce, insulti. Però in realtà non ero io, era sempre lui. Quindi alla fine, vabbè, l'ho sbloccato, gli ho ridato l'amicizia, è tutto a posto, però non era una cosa sentita, era una cosa come per dire ti ridò l'amicizia per evitare il peggio. Però lui comunque continuava con gli insulti, con le cose, tutto quanto. Poi è successo che un giorno, era il mese di febbraio, io stavo praticamente per uscire, diciamo, da scuola, però erano tutti usciti, tutti quanti, ero l'ultima, e mi sono trovata davanti questo tizio, per la prima volta di persona. Avevo un'aria che non mi piaceva, anche se lui è stato gentile, tipo mi aveva chiesto come stai, però gli occhi, proprio gli occhi non mentono, proprio gli occhi di fuoco. Si era portato dietro pure un amico e io in quel caso ho fatto la cosa che ritenevo più opportuna, cioè quella di scappare e rifugiarmi dentro la scuola finché non sono arrivati i miei genitori, hanno spiegato la situazione ai bidelli e poi vabbè sono tornata a casa, un po' terrorizzata, però vabbè. Nel frattempo lui continuava con le minacce, addirittura minacce di morte, mi diceva che se mi avrebbe incontrato per chiedi mi avrebbe spaccato la faccia, cose orribili, ragazzi, che
non vorrei ricordare proprio. Infatti io per un periodo di tempo ho avuto paura di uscire di casa e non uscivo neanche più per andare a scuola. Poi vabbè, mi sono fatta coraggio, ho detto vabbè, non posso chiudermi in casa. Devo comunque continuare a frequentare almeno la scuola, non dico di uscire per farmi una passeggiata, però la scuola ci devo andare e sono tornata a scuola. Come sono tornata a scuola, neanche una settimana dopo, una bidella mi viene a chiamare, cioè mi avvisa, mi dice, guarda, mo che suona la campana perché dovevamo tornare a casa. Tu non fermarti praticamente, cioè fermati al primo piano, ma non scendere giù. Infatti la mia scuola era così, c'era il terzo piano che era inagibile, il secondo piano dove stavo io, poi ci stava il primo piano dove mi sarei dovuta fermare io e il piano terra dove praticamente non sarei dovuta arrivare. E io l'ho ascoltata perché non ero una ragazza testarda, non lo sono ora, non lo sono neanche all'epoca. E mi sono fermata appunto al primo piano. Come sono scesa da quelle scale, praticamente ho trovato i miei genitori, la vicepreside, il vicepreside, la bidella e la psicologa della scuola. E io ho fatto una faccia come per dire che sta succedendo qua. I miei genitori mi hanno spiegato tutto, mi hanno detto: guarda, il pazzo è tornato. Tu però adesso sei tranquilla, ha pure minacciato il bidello che doveva per forza farla entrare dentro la scuola. Però lui il bidello è stato bravo, non l'ha fatto entrare. Però tu comunque sei tranquilla che abbiamo chiamato i carabinieri e verranno. E io una faccia, ora più terrorizzato, io tranquilla. Infatti ho pensato quel giorno, se non mi viene infarto oggi, non mi verrà più. Alla fine, neanche 10 minuti dopo, sono arrivati i carabinieri, ne erano due. Uno ha trattenuto il pazzo, che poi il pazzo che pure detto io di te non c'ho paura. C'è uno che, cioè, il carabiniere che va là e dice mo t'arresto e tu gli dici di te non c'ho paura, tanto peggio per te, tu stai peggiorando la situazione. Non è che il carabiniere arresta me, arresta te, quindi. Comunque, poi. E l'altro dentro la scuola, è entrato proprio dentro la scuola, ha fatto il verbale. Quello che ha fatto il verbale ci disse: guardate, io non posso dirvi niente perché sono cose molto riservate, però vi consiglio di denunciarlo perché è un tipo molto pericoloso. E io tipo sempre più terrorizzata, non sapevo che fare. Infatti il giorno dopo siamo andati a denunciarlo. Praticamente tramite un'amica di famiglia abbiamo saputo che questo tizio era un tizio, un pregiudicato che faceva uso di droghe e armi illegali, che a casa picchiava i genitori, che i genitori non ce la facevano più, che aveva dei precedenti con altre ragazze, però nessuno ha avuto il coraggio di denunciarlo. E cose così. Infatti, se io l'ho denunciato è stata più una cosa per paura che non per rabbia o rancore o non so come chiamarlo. È stata paura perché a me mi è dispiaciuto pure denunciarlo. Infatti, ho provato pure a parlarci, a dirgli di smetterla in maniera gentile. Alla fine, quando lui è venuto a scuola, si è messo pure a minacciare il bidello. Io per paura ho preso quella decisione, perché mi è dispiaciuto tantissimo denunciarlo, anche se purtroppo si doveva fare. Poi, nel frattempo, io chiaramente gli avevo pure tolto l'amicizia, l'avevo bloccato e avevo pure cambiato numero di telefono. Per evitare che lui mi potesse contattare al telefono. Allora, cosa è successo? 2 settimane dopo che avevo cambiato numero, questo tizio mi aveva scritto, però non aveva modo di sapere il mio nuovo numero, perché in realtà il nuovo numero io non l'avevo dato a nessuno, soltanto la mia famiglia e basta.
Praticamente un anno dopo siamo venuti a sapere che questo tizio era complice, cioè c'era una bidella dentro la scuola, non quella che mi è venuta, diciamo, ad avvisare, un'altra, che era complice di questo tizio. Quindi molto probabilmente il numero gliel'avrà dato lei. Come? Ma è semplice, durante l'ora di educazione fisica era l'unica ora in cui io il cellulare lo lasciavo nello spogliatoio per fare ginnastica, quindi molto probabilmente la bidella con la scusa di pulire mi avrà preso il cellulare, avrà letto il numero, l'avrà copiato e gliel'avrà mandato. L'unica spiegazione che mi sono data, perché altrimenti non so che spiegazione dare. Poi è successo che questo tizio è stato finalmente internato, però è stato internato non in galera come i criminali, ma direttamente al manicomio, perché era definito un pazzo, psicopatico, maniaco. Non so come definirlo, cioè non so come definire una persona che si comporta così. E alla fine mi arrivano dei messaggi minacciosi, sempre da parte sua. Che mi incolpava, che era colpa mia, sempre colpa mia, sempre colpa mia, sempre colpa mia, sempre colpa mia, perché lui non stava in carcere, tra virgolette, che poi non era un carcere, ma un manicomio. Diceva che se lui si comportava in maniera violenta era per il suo passato, ma sono cavolate, perché le reazioni le decidiamo noi. Che c'entra il passato? Pure io ho avuto un passato difficile, fatto di bullismo e altre cavolate, però non mi metto a rompere le scatole alle persone, a insultarle o a perseguitarle. Quindi alla fine le reazioni sono le nostre, purtroppo, sono nostre. Poi è successo che io chiaramente ho ricambiato un nuovo numero di telefono e siamo a tre. Poi vabbè, questo numero all'inizio era segreto, poi alla fine l'ho ricominciato a dare alle persone, a un po' di persone, quando ero proprio sicura. E questo tizio non mi ha rotto più le scatole. Dopo un po' di tempo, questo tizio è tornato però in libertà e io ho avuto paura, perché tornando in libertà, ma questo è stato tipo un anno dopo, poteva tornare di nuovo alla carica. Ah, perché l'hanno rifatto uscire? Perché alla fine, vabbè, le sue, diciamo, i suoi reati non erano poi così gravi secondo la legge, secondo quello che hanno detto loro, da farlo rimanere ancora dentro. Quindi alla fine 6 mesi, 7 mesi ed è uscito tranquillamente. E praticamente è successo che io stavo terrorizzata, ero ovviamente terrorizzata, perché comunque per un periodo di tempo mi arrivavano dei messaggi anonimi. Dei messaggi anonimi, però erano insulti. E io sinceramente ho detto, qua se mi arrivano questi messaggi anonimi sarà sicuramente lui sotto falso nome. Me la vuole far pagare. E poi è successo che il giorno in cui ho dato l'esame orale a scuola, quindi ormai erano passati quanti anni? Diciamo 2 anni circa, praticamente
Sono tornata a casa, mi sono connessa nella posta elettronica e ho trovato dei messaggi inviati a me stessa. Praticamente sono andata ad aprire ed era lui. Lui che diceva, seppure presentato, dice scusa, sono io. Però scusa, uno che entra nella posta elettronica di un altro, in cui si scusa, già stai sbagliando! Già stai sbagliando perché già hai commesso un altro reato, non si fa. E io quando ho letto quelle cose mi sono spaventata. Però alla fine non ho né risposto né niente. Ho soltanto, diciamo, eliminato il profilo e ne ho creato uno nuovo. E basta, questo è quello che ho fatto. Però nel frattempo c'era ancora quel profilo, uno dei profili, diciamo, che era ancora attivo. E ogni tanto camminava, cioè era sempre lui che manovrava, che mi faceva dire le cose, però in realtà, diciamo, non erano cose cattive che mi faceva dire. Però alla fine è successo che a me sinceramente dà fastidio questa cosa, perché sinceramente ho detto, ma perché una persona cioè, debba farmi dire qualunque cosa? Poi metti che qualcuno preferisce stringere amicizia con questo profilo sì e con me no. Cioè alla fine tu parli con un'altra persona, che non sono io però. Allora alla fine era una mattina di primavera, quando mi è venuta una brillante idea, ho detto io questo profilo lo devo eliminare a tutti i costi, ma non sapevo come dovevo fare. Perché? Perché non avevo accesso a questo profilo. Come facevo? L'accesso lo aveva lui appunto perché l'ha creato lui, quindi come facevo? Allora cosa ho fatto? Ho condiviso il profilo, sul mio profilo, e ho chiesto aiuto ai miei amici, guardate, segnalate questo profilo perché non sono io. Le persone che mi hanno seguita, e per questo vi ringrazierò a vita, hanno segnalato il profilo. Il giorno dopo questo profilo è stato eliminato. È stato eliminato, per me è stata come una vittoria perché alla fine è successo che alla fine ho vinto io. Perché cioè alla fine questo tizio non mi dà più fastidio, il profilo è stato eliminato. Alla fine resta soltanto un ricordo, ma niente più di concreto. Bene ragazzi, io ho voluto condividere questa mia esperienza, più che altro, anche perché se c'è qualcuno che, diciamo, ha avuto una storia simile, possa in un certo senso trovare come un confronto, o se c'è qualcuno che ci sta passando in questo momento, possa sentirsi, diciamo, in un certo senso meno solo, ecco. Meno solo, spero che questo video l'avete trovato interessante, quindi adesso vi saluto ragazzi, a presto.